com'è il fatto? Che cosa? Cioè la vuole più piccola, che cosa vuole più piccola? L'ex Silva la vuole più, il sindaco Melucci ha detto, sì. Ma va veramente? Posso testimoniarvi, sto scendendo ora dal consiglio comunale, sindaco Melucci, quando io ho parlato cosa significa accordo di programma, ho detto tu non vuoi la chiusura dell'Ilva, ha detto confermo, non la voglio chiusa, voglio un'Ilva più piccola. Lei non ha parlato di chiusura dello stabilimento, lei ha parlato di un'Ilva più piccola e meno inquinante. Confermo, quindi lei vuole un'Ilva più piccola e meno inquinante, sta confermando il sindaco. Facciamo l'Ilva se lo vuoi. L'Ilva più piccola. Molto piccolina. Poi parlavano anche di arretramento, cioè con le rotelle. Io ce l'ho a casa, ho delle rotelle che si mettono sotto i mobili, certo. E si arretra, lo possiamo prendere. Una domanda. Ma il sindaco, lo sa che è il sindaco di Taranto? Voglio sperare che lo sa. No, perché queste cose di fantasia sono importanti, perché immaginare un futuro... con l'Ilva che si sposta, che arretra, è bellissimo, però come si fa? Come fa un sindaco? Qual è il progetto? Quale sarebbe? Lui parla un giorno di chiusura, un giorno di Ilva più piccola, nello stesso momento oggi ha parlato di chiusura dell'aria a caldo, poi dopo pochi secondi ha parlato di un'Ilva più piccola. Eh beh. Tutto materiale per i fratelli Grimm, per Charles Perrault, per Hans Christian Andersen, se ancora esistessero. Mi capire una cosa, no? Ma stamattina, no? Vi ho visti, mi sono affacciato dal balcone di Palazzo di Città e ho visto voi che eravate giù con questi cartelli. Ma io dico, no? Ma voi siete ambientalisti figli di un dio minore? Non siamo ambientalisti, noi siamo cittadini. Cittadini figli di un dio minore? Siamo. No, perché attivisti, perché ho visto che altri attivisti sono stati ricevuti dal sindaco, felici e contenti, insieme al sindaco, anzi hanno detto che questi sedicenti ambientalisti hanno dichiarato che sono della stessa idea del sindaco, quindi evidentemente questi vogliono l'Ilva aperta, non la vogliono più chiusa. Siamo contenti a questo punto. Ma voi siete rimasti le mosche bianche? No, diciamo che siamo a questo punto, se le cose stanno così... Meglio soli che male accompagnati. Siamo contenti di non essere stati ricevuti, la nostra... la piazza è la nostra, da sempre, la nostra, come posso dire, il però nostro. Quante luogo. Volte avete chiesto di essere ricevuti? Non per la figura come Melucci, come persona, ma come figura istituzionale, come primo cittadino? Credo almeno una decina di volte, ma a noi piace stare. Nessuna risposta? Nessuna risposta, nonostante siano arrivate al sindaco PEC, quindi non semplici email. Però a noi piace stare in piazza, avete... stare davanti alla casa dei tarantini. Siete amici di alcuni consiglieri comunali? No, noi non siamo amici di nessuno, per fortuna, anzi il nostro statuto ci impedisce addirittura di candidarci a qualsiasi tipo di elezione, altrimenti verremmo esclusi dall'associazione per sempre, non ci forniamo di paracaduti, quindi siamo sempre... Però dovete essere contenti perché l'Ilva più piccola, no? No, a me è proprio, guarda, cioè voi magari ci... Ha lietato la giornata. I modellini, come si chiama? Com'era? Ma Lego. Sì, Lego, li facciamo, no, ma lo accontentiamo, ragazzo. Un'Ilvina. Sì, un'Ilvina. Piccola e fragile. Peccato che la prendiamo a ridere perché è giusto anche sdrammatizzare, ma se veramente il sindaco riflettesse su quello che dice... Eviterebbe queste brutte figure proprio. Il sindaco di una città che magari conta... potrebbe fare anche il sindaco di una città più piccola, magari a Crispiano. No, ma ci stiamo arrivando. Non c'è lì. Ci stiamo arrivando perché non siamo diventati molto di meno, no? In quanti anni si è ridotta? 5.000 siamo arrivati. Siamo arrivati a 185. Ci porterà a pagare tasse più alte, quindi figurati adesso. Sì, ha detto in consiglio la bolletta è aumentata. Costi di dissalazione dell'acqua, della quale l'altro al momento non sentiamo esigenza, e beh, con i costi di dissalazione arriveranno anche delle bollette. Ah, ma ha detto che l'amore, il suo amore per la città è enorme. Non so se confonda l'amore con il sesso, perché lui dice che ama tanto, io mi sento un po' preso da dietro però, e non sono consenziente, voglio dirlo. Bene. E allora, chissà, certo, cosa vuoi dire? Volevo dire semplicemente che è aumentata la Tari, tutte queste... L'IMU. Poi magari vieni in città e non trovi adeguatamente secchi per la raccolta differenziata, per il turista,
ma non si trovano. Io devo, se io sto qua e ho problemi alla schiena, torno a buttare monnezza laggiù. Però dovete essere fiduciosi, perché come dice il sindaco Melucci, il meglio deve ancora, no, sto ironizzando, il meglio deve ancora venire. E sto seminando la rinascita. Io e tanti altri paghiamo l'aumento dell'IMU, dell'ICI, di tutto quanto, e non abbiamo, come lo hanno qua tanto, uno spazzino come si usava negli anni 60, che puliva né turbino. Lavora solo in città, nelle periferie lo vedi forse una volta al mese, se lo chiami, su chiamata. Talzano. Consigliere, solo una domanda. Può fare cortesemente una domanda al sindaco? Se mi risponde, io la faccio, poi bisogna vedere se mi risponde. Desideriamo sapere che cosa significa intende per Ilva più piccola e per Ilva arretrata. No, scusami, la deve dire il sindaco, perché dobbiamo capire in base a quale ragionamento logico, scientifico, tecnico lui possa affermare e fare queste dichiarazioni in un consiglio comunale, che secondo me non hanno nessun costrutto. Però se lui ha alla base dei documenti, delle prove che possa fare questo, le spiegasse e che cosa significa. Solo questo voglio dire. No, è un'altra cosa, scusami Vincenzo, mi riaggancio a quello che ha detto lui. Io vorrei capire, cioè ogni giorno noi contiamo i nostri morti, no? Cioè è morta una bambina qualche mese fa, di qualche mese. Ieri è morto un ragazzo di 39 anni e qui si sta scherzando su certe cose. Allora io vorrei sono anni che muore. Vorrei far capire la differenza che c'è tra un sindaco che è vicino alla popolazione, quindi scende in campo e sta vicino alle persone che soffrono e quindi va a trovare i bambini. Ma non si vede, non si vede in città. E quindi si avvicina alle famiglie dei bambini che non ci sono più, e un sindaco invece che si trincera dietro dichiarazioni e punto, e porte chiuse. Ecco, questo voglio sapere. Preciso che se no poi qualcuno ha da dire qualcosa, che tutte queste mie iniziative sono fatte da consigliere comunale in ossequio a chi ha riposto la fiducia in me, e quindi resto a disposizione della città. Mi ha anche detto il sindaco che vorrebbe che io rifacessi la sua sagoma di cartone perché è dimagrito, e probabilmente la può anche finanziare lui, mi ha detto, anche perché visto che non si vede in città, magari potrei anche fare una sagoma più piccola. Come l'Ilva. In miniatura. Facciamo tutto in miniatura. Il concorso a Mister Italia deve fare per fare il nuovo cartonato più magro. Lo faccio a mie spese, costa 130 euro, regolarmente fatturato, non è un problema. Pagare. Una sola parola sull'accordo di programma: l'unico accordo di programma accettabile è la chiusura di quell'azienda e la bonifica del territorio. Non c'è altro accordo di programma che possa essere. Il bello, anzi il brutto, è che lui parla di chiusura, dopo 5 minuti dice Ilva più piccola. Cioè, scusate, ma veramente è un minestrone quello che sta in testa al sindaco. È un minestrone, un cocktail. Vorrei aggiungere qualcosa anch'io. Stiamo parlando di Ilva, ma non dimentichiamo che esiste un'altra realtà industriale come quella dell'Eni. Si fanno le royalty e l'Eni ci dà i soldi al comune per fare le strade. Basta che con la telecamera voi riprendiate lo skyline del Mar Grande e vediate adesso come minimo 12-13 petroliere che sono ancorate, tutte carrette del mare. Io ieri ho visto su Focus un documentario molto interessante sulla distruzione di una petroliera, la Moco Cadiz, il disastro petrolifero più grande che ci sia stato, alle falde della Bretagna, quindi fra Gran Bretagna e Francia. Immaginate se una cosa del genere dovesse accadere. Ma stai tranquillo, non succede, perché con l'Ilva mare così più piccola ora ci arriverà anche il dissalatore, deve arrivare il rigassificatore navale che andrà per acqua. Vogliono rimettere in funzione la cementeria. Però c'è una cosa, lì sta il potere, qui c'è la gente, io voglio stare con la gente, non con il potere. Il potere ce l'ha la gente. Appunto. Ce l'abbiamo noi, dobbiamo solo scegliere. Sappiamolo esercitare. Esatto. Dobbiamo venire giù in strada, perché non c'è? Dove sta Taranto? Io chiedo, dove sta Taranto?
Io non sono di Taranto, sono di Ginosa, eppure sono qua. Perché non c'è Taranto? Questa è la mia domanda, prego.